Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video speciale, specialissimo ragazzi. Io sono Suder ed è qua che voglio dirvi una cosa importantissima che qualche minuto fa ho scoperto e che ho potuto constatare essere davvero, davvero ufficiale. Stiamo parlando ovviamente ragazzi di Clash Royale, lo vedete nel overlay che c'è alle mie spalle, lo vedete dove c'è il gameplay di solito. Che cosa c'è scritto? C'è una spatafialla di roba inglese. Che cos'è? Ve l'ho tradotta, non vi preoccupate, ragazzi, non vi preoccupate, non vi voglio spoilerare, anche se avete già letto il titolo e qui metto la corona, metto la corona. Anche se avete già letto il titolo, ragazzi, allora. Un utente scrive su Reddit direttamente nella pagina ufficiale di Clash Royale: adoro questo gioco così tanto e Supercell, io ho dato tanto a questo gioco, non sappiamo se si riferisca a questo o ad altro. Vorrei per favore che mi diceste un'anticipazione del prossimo aggiornamento che arriverà probabilmente ad aprile. So che sono un pochettino pesante, probabilmente gliel'ha chiesto anche altre volte, ma vorrei davvero sapere qualcosa del prossimo aggiornamento perché io tengo veramente tantissimo a Clash Royale. Per favore, datemi almeno un indizio su quello che arriverà con l'update di aprile. Quindi ragazzi, già ci viene detto che l'update di Clash Royale sarà il mese prossimo, ad aprile. Poi ci dice: grazie davvero per tutto il vostro supporto, grazie se vogliate rispondervi. Io spero che Clash Royale continui ad essere sempre sulla vetta dei giochi per cellulare. Questo è il messaggio che scrive quest'utente, PopB, credo sia il nome. Dopo un po', ragazzi, ai ai, ai ai ai, guarda qua, guarda qua, Clash Royale Official, arriva una risposta da Tim, che è il general manager di Supercell, e gli dicono, scusate, c'ho qua la traduzione, gli dice: caro amico mio, tieni presente che, come sempre nei nostri aggiornamenti, noi non garantiamo mai nulla fino alla fine, anche perché potrebbero esserci dei problemi che incappano e quindi ci fanno ritardare o ci fanno fare delle modifiche. Però ti vogliamo dire che ai 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 ai, 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 il prossimo aggiornamento potrebbe avere dentro le clan war. Stiamo lavorando sulle Clan War. È firmato esattamente da Tim, come vi dicevo appunto poco fa, e fa tra parentesi a chiusura del post che ha scritto come risposta: by the way, a proposito, il prossimo aggiornamento non riguarderà le carte, ma solamente le modalità di gioco. Ragazzi, ragazzi, ragazze, sembrerebbe che è ufficiale. Dall'update di aprile arriveranno le Clan Wars, le guerre tra clan. Non ci viene ancora detto nulla di specifico, io ho provato a setacciare tutto il web, non ho ancora trovato nulla di buono, ma abbiamo quasi una conferma ufficiale direttamente da Supercell. Allora, prima di dirvi il mio punto di vista, ragazzi, sotto qui, sì, sotto qui, visto che mi riempite sempre di commenti, dai, fatelo anche questa volta, ragazzi, come vorreste che fossero le Clan Wars, scrivetemelo qui sotto. Il mio punto di vista sarebbe quello di
È vero che c'è uno scontro tra clan, ma secondo me bisognerebbe prendere 10-8 giocatori più forti, selezionati ovviamente nel clan, da far combattere nelle Clan Wars. E sembrerebbe, questo l'ho letto ma non è ufficiale, che ci siano dei premi sostanziosi in denaro, finto ovviamente, in gold di Clash Royale per i vincitori delle Clan War, ragazzi, ovviamente del clan vincitore, anche relativo al piazzamento dei membri dello stesso clan che ha vinto. Ragazzi, questo mi sembrava davvero Yajan da dirvelo, non potevo non farlo. Io vi ringrazio, ragazzi, per aver guardato questo video. Vi ricordo un bel pollicione in su se vi sta piacendo, e se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale, ragazzi. Noi ci vediamo prestissimo in live. Tanto si iscrive la gente che quando faccio i video. Ciao ragazzi, grazie, un sacco di commenti qui, eh. Ciao.